Devo ammettere che non avevo dato peso al fatto che Mr. Silvera facesse il capo cantina. Lo avevo collocato distrattamente come in un catalogo d'asta, viaggiatore insolito, perfino un po' misterioso. Se lo avessi considerato sotto il profilo professionale, avrei pensato, dato il cognome, ma guarda quel povero sefardita a cosa si è ridotto, e non ci sarebbe stato nessun dopo. Invece eccomi qua a considerare che in fondo il mio è un mestiere non meno vagabondo, mercante d'arte, come lui, costretto a dovermi ingraziare i clienti e a mandare giù brutti rospi. Unica differenza, il suo è un fisso ridicolo da integrare con le mance e io vengo pagata con crepitanti bonifici su prestigiose banche internazionali. Ed eccomi come sempre nel mio albergo sul Canal Grande. L'accoglienza finta di altri tempi, bentornata signora, le preparo Manhattan, un tè cinese, sempre più bello. Eccomi a controllare la mia immagine nelle specchiere posizionate strategicamente per valorizzare il décolleté. 35 anni, forse anche solo 30. Come sempre tanti turisti giapponesi a Venezia, sempre con le loro macchine fotografiche come se volessero copiarla, ma Venezia non si può imitare. Subito due telefonate. Chiara, la collaboratrice per la mia casa d'aste. C'è da vedere la collezione di una vecchia signora, sembrano croste 6-700, tanto che la sovrintendenza non ha messo nessun vincolo. E subito dopo, sempre con Chiara, una certa villa di Padova da andarci con l'antiquario Palmarino. E poi Raimondo, storico amico omosessuale con garbo, che mi invita subito per cena. Il suo palazzetto in ruga giuffa, sempre pieno di ospiti multicolori, è quanto di più simile alla Venezia della Serenissima, mentre adesso qui sembra impossibile incontrare persone che siano veramente tali, tutti, me compresa. Sembriamo essere qui per conto di una qualche fondazione, ente, istituto. Tutti sembriamo sempre pronti a tirare fuori il cartellino, anche le coppie di sposi. E sui vaporetti comitive di biondi teutonici o bruni greco-balcanici, tutti intorno al loro Mr. Silvera. Di quelle sue ore senza di me adesso vorrei sapere tutto, anche se si possono immaginare.